Fortuna no. Vi ricordate quanto era bello quando eravamo piccoli? Ci bastavano delle frasi semplici da scrivere sul diario per descrivere i nostri sentimenti, no? Tipo, non può piovere per sempre. Le cose lì. Sì. Vivi come se non dovessi morire mai. No? Erano belle da sentire, eravamo piccoli, eravamo ingenui, no? Adesso il diario dei ragazzini sono diventati social network, no? Quindi quello che fanno le ragazzine è postare le stesse frasi che scrivevamo anche noi ai tempi, però questa volta non più sul diario, ma sui loro profili. Lo fanno le ragazzine di 15 anni e lo fa Walter Nudo. È l'unica altra persona che fa questa cosa. Non lo dico per criticarlo, anzi lo invidio tantissimo, perché poi tutti crescendo perdono un po' quell'ingenuità, quella semplicità e diventiamo persone complesse, ci perdiamo. Invece Walter Nudo no, Walter Nudo ha ancora il cuore puro, come quando era giovane. Le sue frasi motivazionali sono veri e propri insegnamenti di vita. Vi faccio un esempio per farvi vedere quello che pubblica Walter Nudo sui suoi social. Questo è l'esempio. Se voi aprite il suo Instagram trovate Walter Nudo e dice: la differenza che c'è tra sapere e capire è la stessa che c'è tra volere e volare. Qual è? Vabbè. La desinenza? Qual è? Non lo so, però sono frasi che evidentemente ti aiutano. Quindi, spinti dal suo esempio, abbiamo pensato a una nuova rubrica per giocare insieme a voi e aiutarvi a capire se la frase motivazionale che vi hanno inoltrato su WhatsApp è di Walter Nudo o di una ragazzina di 15 anni, ok? La nostra nuova rubrica si chiama È nudo o no? È nudo o no? È nudo o no? Allora, pubblico, ci siete? Siete vivi? Sì, ok. Vi leggerò delle frasi, potete giocare anche voi da casa, potete anticipare la risposta su Twitter, noi giochiamo qui in studio. Vi leggerò delle frasi motivazionali, voi dovete capire se è una frase di Walter Nudo o invece di una ragazzina di 15 anni. Siete pronti? La prima. Tutti hanno paura del cambiamento, ma senza quello non si cresce. Nudo? Il pubblico dice in grande maggioranza Walter Nudo, ed è una frase di Walter Nudo! Era nudo! Sì! 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 È Walter Nudo, è Walter Nudo. Ricordatevi, ragazzi, senza il cambiamento non abbiatene paura. Sono insegnamenti che vi dovete portare a casa adesso prima di dormire. Non abbiatene paura. La prossima è questa. Sono le pause della nostra vita che creano la nostra vita. Nudo, nudo! Di nuovo Walter Nudo? Ragazzi, questa è da ragazzina. Sono le pause della nostra vita che creano la nostra vita. Marzullo. Potrebbe essere anche Bossari. Anche Bossari, sì. Potrebbe essere. E invece è Walter Nudo, di nuovo, è una frase di Walter Nudo. Era nudo! Sì! Questa, secondo me, ha un po' meno senso perché l'ha detta mentre camminava. Avete visto la foto? Stava camminando. La prossima. Esistono anime legate tra loro da un invisibile filo rosso che, nonostante il tempo, la distanza e le circostanze, sono destinate ad incontrarsi e a stare insieme per sempre. No. Vi lascio il tempo di ragionarci anche da casa. Questa frase è di una ragazzina di 15 anni. Di lei abbiamo blurrato il nome, ovviamente, perché non sarebbe stato carino. La prossima. A volte la mossa più rivoluzionaria è essere se stessi. Secondo me ci dovresti pensare tu, Cosimo, perché mi sembri quello... Sì. Tu a volte cerchi di essere la mossa... Un'altra persona. Ripeti insieme a me, Cosimo. Ok. La mossa più rivoluzionaria. La mossa più rivoluzionaria. È essere se stessi. È essere se stessi. Pensa. Walter Nudo, signore e signori, è Walter Nudo! Era nudo! Sì! Ne ha una, se aprite il suo Instagram, ce n'è una ogni giorno di queste cose. Spesso... È già nudo, spesso, nudo! È nudo, Walter! Spesso la goccia che... La goccia. Spesso la goccia che fa traboccare il vaso è una lacrima. Walter Nudo! Walter Nudo! Sì! No, ragazzina!
Ero entrato anch'io nel trip di Walter Ludo. Ragazzina! No! Non è lui, è una ragazzina che l'ha scritta sull'accendino mentre fa.